Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Come vi ho detto dal titolo, vi devo parlare. Vi devo parlare sembra una cosa molto seria, molto seriosa, ma in realtà ci sono delle notizie più che altro positive, immagino per voi. E come vedete questo è un setup un po' diverso dal solito, ma volevo così provare e vedere e chiedervi magari anche se vi piaceva o meno. Ovviamente sarebbe un setup che non utilizzerei per questo canale, ma per il mio secondo canale, che per chi non lo conoscesse, vedete quel coso blu là dietro? Quello è il setup che utilizzo quando registro per il mio secondo canale. Il mio secondo canale si chiama Nicolus Film e Serie TV e appunto parla di film e di serie TV. Andate ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché per me è un progetto importante che mi consente di sviluppare un'altra parte della mia personalità, diciamo, che è quella appassionata appunto alle serie TV, ai film, ma non solo. Farò anche dei video sugli anime al 100% e chissà che non ci metta anche qualcos'altro di mezzo, ma per ora queste sono le aree che mi interessano di più e che mi interessa di più portare avanti, quella dei film, delle serie TV e degli anime. Quindi ecco, vi invito ad andarvi ad iscrivere, trovate il link ovviamente in descrizione, vi rimanderò a molte cose in descrizione in questo video, quindi ecco, tenetela pronta sul mostra altro, cliccate mostra altro e vedrete un sacco di roba. Poi continuiamo con cose un po' particolari. Oggi lunedì 17 febbraio esce la mia intervista con i ragazzi di NerdSoul. NerdSoul.it è un sito che si occupa di un botto di roba, a dir la verità, ma principalmente gaming, serie TV, film, insomma tutto ciò che riguarda il mondo del tech e dell'entertainment. Quindi vi rimando anche a quel sito che trovate ovviamente in descrizione e l'intervista pure la trovate in descrizione. Di cosa parliamo in questa intervista? Parliamo di Legends of Runeterra. Allora, Legends of Runeterra è il nuovo gioco di carte, no, della Riot, e come sapete io ho iniziato a portare contenuti su questo gioco. Ovviamente esprimete nei commenti la vostra opinione riguardo questa roba, ovvero vi va bene che io porti contenuti anche su Legends of Runeterra, magari un video a settimana? Fatemi sapere, perché è abbastanza importante. In descrizione quindi trovate il link a nerdsoul.it, all'intervista che ho fatto con Nico e Alessio, che sono stati veramente divertenti, è stato veramente bello fare un'intervista con loro, e in descrizione trovate anche i primi gameplay, i primi tutorial dei video introduttivi a Legends of Runeterra, per chi non lo conoscesse, così che potete iniziare magari anche voi a giocare a questo gioco, che è totalmente gratuito e anzi ha dei punti molto molto positivi per quanto riguarda i giochi di carte. Ne parliamo veramente in maniera abbastanza approfondita nell'intervista. E ora finalmente arriviamo a due novità per il canale, novità non gigantesche ma comunque novità sono. Prima cosa, voi sapete che la Riot ha inaugurato Riot Forge, che è quella sezione di Riot che si occupa di sviluppare dei giochi che non sono League of Legends, ma che sono tutti all'interno dell'universo di League of Legends. Bene, con il mio canale io voglio iniziare, appena usciranno dei giochi, a portare anche contenuti di questi altri giochi. Specialmente sono abbastanza interessato all'RPG che uscirà, al GDR che uscirà fra poco. Quello veramente mi piace un sacco e vorrei portarlo sul canale come contenuto secondario, però sempre accanto a Legends of Runeterra e a League of Legends. E c'è anche la serie animata che vorrei assolutamente, non so come, o vedere insieme a voi oppure magari parlare semplicemente della serie animata su questo canale o sul canale delle serie TV. Comunque anche quella è una cosa che aspetto abbastanza con ansia, e insomma cercherò di adeguare il mio canale ai cambiamenti della Riot. League of Legends sarà sempre il contenuto principale, ma piano piano aggiungerò anche, quando usciranno, dei giochi ulteriori, sempre però appartenenti all'universo di League of Legends, quelli che annuncerà appunto Riot Forge. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa, ovviamente sempre nei commenti, come sapete a me piace un sacco rispondervi, e quindi ecco, spero che si instauri un bel dialogo anche per questo video. E poi la seconda notiziona per quanto mi riguarda è che parte una nuova serie sul canale, una serie in cui commento le vostre clip. Quindi quello che dovete fare voi è inviarmi delle clip non lunghissime, non roba dei 5 minuti, magari una clip di, che ne so, 30-40 secondi, anche un minuto, insomma, in cui fate una giocata bella, divertente, e trovate in descrizione l'indirizzo email al quale inviarle, che è quarzogames@libero.it. Voi potete inviare le vostre clip a questo indirizzo. Io punto almeno una volta al mese, quindi mi servono abbastanza clip, però almeno
almeno una volta al mese punto a fare questi video in cui commento le vostre clip e magari faccio anche una classifica del mese dalla clip peggiore alla clip migliore. E spero che sia una roba che vi interessi, che vi piaccia, che vi diverta, che vi intrattenga soprattutto. E ovviamente fatemi sapere tutto quello che volete nei commenti, qualsiasi cosa vi venga in mente scrivetela, se avete anche dei suggerimenti da fare siete liberi di fare anche quelli. E niente, vi ringrazio per essere stati con me per questo video diverso dal solito, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Bella!